Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi riesco a registrare un ultimo video prima di partire. Partiremo domani, quindi stiamo ultimando le valigie, ma sono contenta perché così non lascio scoperto il canale, vi tengo compagnia anche quando sarò in vacanza e vi mostrerò i top e i flop dell'ultimo periodo. Sono tutti prodotti low cost. Parto con due prodotti di skincare dei quali vi ho parlato tantissimo. Tantissime volte, però non potevano non rientrare in questo video e sto parlando dei due prodotti di Naobei che ho acquistato da Tigotà, la mousse detergente viso detox che è meravigliosa, la sto per terminare, ce n'è proprio tanta così ormai, ve l'ho fatta vedere anche nel video sulla mia skincare serale. Questa mousse mi piace tantissimo, a partire dalla profumazione, mi piace come mi lascia il viso. Bello morbido, pulito, ha una consistenza bella densa, non si disperde subito con l'acqua e quindi questa è assolutamente un prodotto top. Costa 4,99 euro. Quindi anche molto economica. Naobei è un brand spagnolo certificato EcoCert che si trova appunto da Tigotà. L'altro prodotto è questa mist energizzante, anche questa l'ho utilizzata parecchio, la utilizzo soprattutto durante la giornata per andare a reidratare il viso, a dare un po' uno spritz di energia. E questa è sempre della linea Detox, contiene aloe vera, mela, tè verde e mirtillo, credo. Poi anche la camelia, il sodio ialuronato, insomma, diversi estratti interessanti e anche questa ha un costo di 4,99 euro. Poi, sempre un prodotto per la detersione viso che promuovo è questo detergente di Garnier Bio. L'abbiamo utilizzato metà, questo lo stiamo utilizzando sia io che Andrea. Questo è al lemongrass rinfrescante e per questo periodo secondo me è favoloso perché è proprio fresco come detergente. Questo lo utilizzo principalmente al mattino. È sempre un gel detergente detox, contiene olio essenziale biologico di lemongrass e acqua di fiordaliso biologica. Questo è adatto per pelli da normali a miste, anche i prodotti di Garnier sono certificati EcoCert e con questo devo dire che mi sto trovando benissimo, anche a livello di dosatore, non mi va a seccare la pelle. È perfetto per l'estate perché vi dico è molto fresco e anche questo ha un costo dai 4 ai 5 euro, dipende dove lo acquistate. Un prodotto che ho acquistato di recente ma che mi è piaciuto fin da subito e ve lo mostro anche se in realtà è una linea che va e viene da Lidl perché è un'edizione limitata che ogni tanto ripropongono, è questo siero della linea Hydro Expert di Sien alla acido ialuronico. Questo contiene solo acido ialuronico, pantenolo, collagene e basta, un inci molto semplice. È di questa linea, adesso vi volevo far vedere la scatola, ma farà un po' specchio. Comunque ne ho acquistati due perché li ho trovati da Lidl, c'era ancora l'espositore intatto, nonostante io sia andata dopo alcuni giorni. Una cosa stranissima, però ne ho acquistati due perché io volevo acquistare il siero l'acido ialuronico di The Ordinary da miscelare ai miei oli viso perché io mi trovo molto bene anche alla sera andare a miscelare un olio con l'acido ialuronico e quindi quando ho visto che c'era questo da Lidl a 3,99 euro ne ho acquistati due così mi sono fatta anche un pochino di scorta. Non è un prodotto che rimane appiccicoso, è un prodotto che può essere utilizzato anche nel contorno occhi per le labbra, è un prodotto veramente che per il prezzo che ha vale assolutamente la pena di provare e quindi ve lo segnalo, magari da qualche parte lo trovate ancora, non lo so perché sono prodotti che vanno e vengono e quindi se avete la fortuna di trovarlo io vi consiglio di acquistarlo perché è veramente un ottimo prodotto per quel prezzo.
Poi profumo low cost, assolutamente questo di Tesori d'Oriente, profumo aromatico vaniglia e zenzero del Madagascar, mi piace tantissimo questa profumazione, è un profumo che rimane abbastanza, ma a me piace anche spruzzarlo durante la giornata, anche in casa ogni tanto lo spruzzo qua e là. E se vi piace la vaniglia, questo qua è veramente buonissimo. Io non ho provato altri profumi di Tesori d'Oriente, a parte un'acqua profumata, però vorrei provare altre profumazioni. Questo l'ho scoperto grazie a una mia collega che ce l'aveva in ufficio, quindi sentivo sempre questo profumo. Le ho chiesto che profumo fosse, lei mi ha detto: "Guarda, è un semplicissimo profumo che ho preso da Tigotà di Tesori di Oriente", quindi mi sono fatta dire quale profumazione fosse perché me ne ero innamorata proprio già sentendolo da lei, lasciava proprio la scia e questo per me è veramente fantastico. Poi prodotti di make-up, allora vi promuovo assolutamente questo One Drop Coverage che è il correttore di Catrice. Questo ve l'avevo messo anche nei preferiti, è un correttore che ha una texture molto sottile, non mi va a segnare il contorno occhi, copre bene con proprio due gocce e mi sta piacendo tantissimo. È quello che utilizzo più spesso, lo utilizzo anche sul viso per andare a coprire alcune macchiette. Io ce l'ho nella colorazione 020 Nude Beige. Se lo trovate, provatelo perché è proprio carino come correttore, non segna, non si vede e io lo vado ad applicare spesso da solo, ma anche insieme al Liquid Camouflage Under Eye Primer di Catrice. Questo è un primer per il contorno occhi da mettere prima di andare ad applicare il correttore. È un primer siliconico che va a riempire le linee d'espressione, vi crea proprio uno strato setoso per andare poi a mettere il correttore sopra ed evitare che vada nelle pieghette. Io con questo correttore non ho il problema che mi vada nelle pieghette, quindi lo applico anche senza mettere questo, però questo mi ha aiutato con alcuni correttori che invece mi andavano a segnare, mi andavano nelle pieghe durante la giornata e devo dire che è ottimo, per me funziona molto bene. È un primer trasparente, anche questo sottile, ne dovete mettere pochissimo, vi rende proprio la pelle bella levigata e setosa per andare poi a mettere il correttore sopra. Anche questi hanno un costo, mi pare, sui 4-5 euro, comunque sempre prodotti molto economici. Due mascara che promuovo assolutamente sono il mascara Black Extra Volume di Rouge e l'Evadamo sempre di Rouge. Questi ve li ho fatti vedere già diverse volte, sono due mascara che mi stanno piacendo tantissimo. Io li avevo pagati intorno ai 4 euro, dipende da dove li acquistati. Io li avevo acquistati online, in farmacia ho visto che il prezzo pieno è sui 9,90, però io li ho sempre visti in offerta. Comunque, il mascara Extra Volume mi fa le ciglia ben pettinate, mi dà proprio un volume, ma me li allunga più che altro. Questo Evadamo invece ha un effetto un po' più drammatico. A me piacciono molto entrambi, sono belli neri, non mi si sgretolano durante il giorno, non faccio fatica a struccarli e non mi vanno neanche a seccare le ciglia, quindi io questi qua ve li consiglio assolutamente perché sono due ottimi mascara low cost. Poi un altro prodotto che secondo me non vi ho mai fatto vedere, ma non mi ricordo, quindi ve lo faccio vedere al volo, sono i due barattolini leva smalto di Sien. Questo l'ho acquistato di recente della Summer Limited Edition, l'avevo acquistato anche lo scorso anno, sono ottimi. Levano lo smalto in un secondo, io mi trovo benissimo ad utilizzare questi barattolini ad immersione e quindi compro e ricompro solitamente quello di Sien perché è quello che costa meno e trovo facilmente. Ho acquistato anche la penna corregge smalto, ma devo ancora provarla, quindi vi farò sapere. Poi un altro promosso è questa matita per sopracciglia di Benecos che io ho nella colorazione blonde. Questa non rientra tra le mie preferite in assoluto perché la mia preferita è quella di Nabla, però se volete una matita per sopracciglia con buoni ingredienti, io questa ve la consiglio perché ha un bel
tratto, non ha la mina dura, da un lato ha il pettinino e dall'altro ha la matita temperabile. Ovviamente è leggermente più chiara delle mie sopracciglia, però alla fine mi va anche bene. Passando invece ai bocciati, vi boccio questo panno struccante Make Up Remover, che per me non remover un bel niente, di Yeneke, che per me è un panno inutile proprio. È questo che vi ho mostrato anche nel video in cui mi struccavo con voi. È un panno che è molto molto morbido, è proprio, non so se riuscite a vedere, un peluche più che un panno, e a me non rimuove assolutamente nulla, né da solo, come in teoria andrebbe utilizzato. Questo andrebbe utilizzato da bagnato per togliere qualsiasi tipo di trucco. Ecco, così assolutamente no. Per andare a rimuovere il burro o l'olio dal viso, idem. Quindi questo low cost più o meno, perché comunque non costa poco, costa sui 7-8 euro, è un prodotto che boccio in pieno perché non mi è piaciuto assolutamente. Lo sto utilizzando per asciugarmi il viso, ma fa fatica anche asciugarmi il viso, quindi proprio un super bocciatissimo. Un prodotto che non è un super bocciato, ma non è neanche promosso, per me è questo tonico perfezionatore di Garnier Bio. Questo è al timo, un tonico purificante, contiene acido salicilico, ma è proprio in fondo alla lista degli ingredienti, quindi secondo me ha una percentuale veramente bassissima. Il problema è che contiene alcol denaturato al secondo posto nella lista degli ingredienti, quindi io lo sapevo quando l'ho acquistato, perché ho guardato gli ingredienti, ho voluto provarlo, però preferisco non utilizzarlo più sul viso, nonostante non mi abbia dato problemi. È un tonico anche qui fresco, perché contiene anche menta, mentolo, però lo utilizzerò per pulire i pennelli, perché sul viso, anche per l'estate, l'alcol preferisco evitarlo, e quindi ve lo volevo segnalare. Ecco, se non amate i tonici con l'alcol, io questo non ve lo consiglio. Poi c'è chi non ha problemi e quindi lo utilizza tranquillamente, quindi per questo diciamo che non è né sì né no, ma ve lo segnalo, ecco, che l'alcol è bello persistente. Bene, io termino qui, vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo video, ci vediamo alla prossima, se vi va, vi mando un grosso bacio. Ciao!